Frongia per l'illustrazione del secondo ordine del giorno. Con questo secondo ordine del giorno richiediamo che nella delibera siano attentamente inseriti tutti gli elementi al fine di non creare situazioni di natura speculativa, come invece è sempre accaduto quando si è trattato di alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Roma. Penso sia interessante per tutti, ad esempio, vedere cosa sia accaduto nella precedente alienazione. Andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2006, quindi parliamo della grande alienazione sotto Veltroni. Facciamo un caso specifico per capire bene cosa è successo. Prendiamo un immobile a caso, questo era sito in via Monti della Farina, ma tutt'oggi nella delibera ci sono degli immobili della stessa natura. Questo immobile era stato ceduto da Roma Capitale, dal Comune di Roma allora, il 21 giugno del 2005 a Campidoglio Finance SRL, il cui legale rappresentante era un inglese. Il 13 marzo dell'anno successivo Campidoglio Finance SRL vende al signor MC, che era un occupante senza titolo, persona non indigente e appunto per il quale non risultano annotati contratti col comune in conservatoria. Ecco, questo per far capire qual è stato uno dei casi tipici delle precedenti alienazioni. Questo stesso immobile è stato venduto a 545.000 euro. Ebbene, nonostante fosse stato esplicitamente vietato, così come lo è con la delibera 88, questo immobile è stato ugualmente rivenduto dopo appena 4 mesi. Quindi quando voi ci dite non ci sarà nessuna speculazione perché la delibera impedisce di rivendere l'immobile entro un periodo di tempo, ecco, dimostriamo con una delibera praticamente identica da questo punto di vista, il signor MC, naturalmente qui ho tutti i dati, ha rivenduto dopo 4 mesi lo stesso immobile a 1.070.000 euro, cioè praticamente il doppio di quello che aveva speso per l'acquisto. Ma a chi la vende? La vende alla società Gassal SRL, che a sua volta, dopo 4 mesi, rivende lo stesso immobile a 1.535.000 euro, nonostante anche questo fosse vietato dalla delibera di allora. Ebbene, cos'è accaduto? Alienazione, delibera che impediva la speculazione, ma di fatto due compravendite nel giro di 8 mesi, in cui qualcuno, un privato, ha fatto un affare da 545.000 euro a 1.535.000. Quindi realizzando una performance del 181% in 8 mesi. Sicuramente un bel colpo per uno o più privati, ma una grave perdita per il comune.